subito 7 milioni e mezzo da recuperare per le casse del comune. Cosa si propone l'amministrazione Celano? Allora, 4 milioni subito di risparmio per la Tari. Noi abbiamo fatto una denuncia dettagliata alla Corte dei Conti, abbiamo evidenziato che ci sono costi legittimamente coperti dalla tariffa che non attengono al ciclo integrato e che quindi vengono stornati dalla tassazione, ma oltretutto noi introdurremo la cosiddetta tariffazione puntuale che sostanzialmente consentirà l'introduzione di codici a barra per le famiglie e quindi un risparmio concreto sulla parte variabile del costo del ciclo integrato che ammonta al 30%, e anche si può addivenire anche alla pesatura del rifiuto nelle isole ecologiche le famiglie potrebbero addirittura ottenere un abbattimento completo della intera parte variabile della tariffazione, quindi potrebbero risparmiare fino al 30% del costo. Quindi noi abbiamo previsto un minimo di 4 milioni di risparmio immediato, 1 milione lo andiamo a reperire invece da Luci d'Artista, perché solo da quest'anno si fa per la prima volta un bando a seguito della nostra denuncia alla Corte dei Conti e della segnalazione che abbiamo fatto all'ANAC, ma riteniamo che Luci d'Artista debba essere rimodulata e ripensata, perché dobbiamo fare un concorso di idee tra urbanisti, artisti, anche locali salernitani, per realizzare davvero opere d'arte fatta e pensate da architetti e da artisti locali, e quindi dobbiamo far lavorare le botteghe artigiane. In questo modo potremmo addivenire ad un risparmio di 1 milione, anche facendo partecipare e accedendo ai fondi europei per i grandi eventi. L'amministrazione non lo ha mai fatto, non ha mai chiesto il sostegno comunitario per questo grande evento, anche perché non ha mai proceduto a fare un bando pubblico, e quindi uno degli elementi essenziali per poter accedere al finanziamento europeo era quello di fare un bando di gara per favorire la concorrenza. Un altro 1 milione invece lo andiamo a recuperare dalla razionalizzazione dei costi delle società partecipate, un altro 1 milione invece da un risparmio per la gestione del Teatro Verdi, perché non è possibile che possa ricadere 4 milioni sulla fiscalità generale, cioè non possono i contribuenti salernitani pagare 4 milioni dalla fiscalità generale per consentire a poche famiglie di vedere la lirica al teatro. Quindi si possono favorire le compagnie locali, si può ridimensionare il cartellone, fare un cartellone comunque di grande rilievo con un costo inferiore, facendo risparmiare i contribuenti salernitani. 500.000 euro invece deriverebbero dalla concessione in gestione dello stadio Arechi alla società di calcio. Quindi abbiamo le idee chiare, faremo una riduzione sostanziosa della pressione tributaria, perché questa è una città in cui la tassa è diventata insostenibile, esorbitante, a fronte di servizi nella migliore delle ipotesi inefficienti e talvolta inesistenti.